È terminato l'incontro del campionato juniores Real Cornaredo contro Cardano 91, vinto dai padroni di casa del Cornaredo. È qua con noi Mattia, autore di una rete, mentre la vediamo e vediamo anche le azioni dei suoi compagni di squadra, chiediamogli un commento su questo incontro. Sì, ci siamo impegnati tanto, è stata una gara difficile, anche perché stiamo lavorando tanto, i risultati si sono visti. Ci siamo impegnati, abbiamo provato a lottare fino alla fine, però non siamo riusciti a guantare il pareggio. Potevamo fare meglio, soprattutto cioè, essere più incisivi sotto porta e ascoltare di più i consigli del mister. Grazie Mattia, ci vediamo alle prossime partite. Arrivederci, alla prossima. Ora siamo con i giocatori del Real Cornaredo. È qua con noi Luca, autore oggi di una rete. Mentre la vediamo, chiediamogli un commento su questa loro vittoria. Penso che il primo tempo in particolare l'abbiamo giocato molto bene. Abbiamo segnato su due o tre schemi che abbiamo provato in allenamento e abbiamo mantenuto per quasi tutto il primo tempo la concentrazione alta. Poi nel secondo tempo, secondo me, siamo calati un po' anche per la stanchezza e abbiamo concesso troppe occasioni agli avversari, però abbiamo saputo reagire molto bene e abbiamo vinto portando a casa tre punti importanti. Per te oggi, Luca, una giornata speciale, visto l'esordio in prima squadra nel campionato di Serie B nazionale. Come ti è sembrato giocare in prima squadra nel campionato nazionale? Beh, innanzitutto un'emozione veramente grandissima, non me l'aspettavo. E anche se ho giocato non tanto tempo, va più che bene, va bene lo stesso. E emozione grandissima, ritmi elevatissimi, ma spero sia la prima di una lunga serie. Complimenti Luca a te e ai tuoi compagni di squadra e ci vediamo prossimamente. Grazie, ciao Ivan.